L'Abruzzo da oggi in zona gialla, riaprono bar e ristoranti ma solo fino alle ore 18, è ripreso il servizio ai tavoli per un ritorno alla normalità, tra virgolette. Moltissima gente infatti già dalle prime ore di questa mattina si è recata al bar per consumare caffè e cappuccino e la classica brioche. C'era tanta attesa, non vedevamo l'ora, non vedevamo, ci hanno fatto credere che fosse domenica, che fosse ieri, invece era oggi, ma va benissimo. Si torna a lavorare. La clientela come ha atteso la giornata di oggi? Vi vediamo molti tavolini occupati. No, sono molto contenti, non vedevano l'ora. Ritorno alla normalità. Se fosse stato ieri sarebbe stata un'apoteosi. Zona gialla, si torna finalmente a lavorare. Con quale spirito? Con quale spirito? Lo spirito di accogliere comunque i clienti soliti e abituali, trattarli sempre nella stessa maniera, con gentilezza ed educazione. Siamo felici di averli di nuovo dentro, sperando che comunque sia una situazione abbastanza stabile, perché onestamente con tutto questo via vai di apri chiudi non ci si riesce a organizzare in maniera molto precisa. Dunque il servizio riprende normalmente ma fino alle ore 18 per i bar e per i ristoranti. Dopo quest'ora infatti per la ristorazione sarà possibile soltanto il servizio a domicilio oppure quello da asporto. L'asporto non ci basta, questo si capisce facilmente, e il servizio del pranzo nell'anno dello smart working e comunque di qualche timore in più non è il massimo, ma ce lo faremo bastare. C'è stata qualche prenotazione per la giornata di oggi? Sì, qualcosina, diciamo che le grandi richieste sono state per domenica a pranzo come era previsto, e poi niente, è stato anche quello un grosso danno. È chiaro che la domenica a pranzo sarebbe fatto qualcosa in più, probabilmente si sarebbe fatto quello che faremo un'intera settimana. La raccomandazione è quella di rispettare le norme anti-Covid, ovvero mantenere l'uso delle mascherine e soprattutto il distanziamento. La preoccupazione soprattutto delle forze dell'ordine è quella che con il ritorno in zona gialla nei luoghi della Movida possano tornare gli assembramenti. Infatti su questo fronte nel fine settimana sono aumentati i controlli e sono state elevate diverse sanzioni proprio per quanti non hanno rispettato le regole.